Dal Vangelo secondo San Matteo, lode a te, o Cristo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose, trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare. E raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridor di denti. Avete comprese tutte queste cose? Gli risposero sì, ed egli disse loro: Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. E dall'acclamazione al Vangelo ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai piccoli rivelato i misteri del regno. Seconda lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, ci ha predestinato a essere conformi all'immagine del Figlio suo. E dal Salmo 118, il Salmo responsoriale, quanto amo la tua legge, Signore. E dalla prima lettura, dal primo libro dei Re, hai domandato per te la sapienza. Cari fratelli e sorelle, Santa Domenica, benedetti e benedette nel nome del Signore, oggi alla Santa Messa, chiaramente oggi è il giorno di Dio, il giorno del Signore Gesù Cristo. Primo libro dei Re si parla proprio di Salomone che gli chiede la sapienza, ma guardate che la sapienza si rispecchia nel Santo Vangelo di oggi quando questo signore, no, che fa nella parabola, che cosa fa? Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Cioè, lascia tutto per stare con Dio, per stare con Cristo. Tutto lascia. Lo dice Gesù nel Vangelo. Tante volte. Anche a quel ricco ragazzo che voleva dire: Bene, hai fatto tutto quello che ti chiedeva la legge, bene, lascia tutto e seguimi. Lui non lo fece, questo lo ha fatto. E lasciare tutto significa lasciare tutto, cari fratelli e sorelle. Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. Sia lodato Gesù e Maria. E andiamo avanti in questa strada benedetta da Dio.